Sarà una prima fuga quella del Foligno nella quarta giornata di campionato d'eccellenza umbro? Sembrerebbe proprio di sì, vince la squadra di Mister Manni anche a Lama per 2-0 con Calderini e Dicato che vanno a segno e quindi si rinforzano nella classifica dei cannonieri con 2 reti ciascuna. Cade tremendamente l'altra grande del campionato, l'Atletico BMG, per 3-0 a Narni contro la Narnese. Ad onore del vero, giocare a Narni è sempre difficile perché è un campo tabù per tutte le squadre ospiti, però ci si aspettava probabilmente un risultato diverso e quindi si deve leccare le ferite, come possiamo dire, la squadra ospite per questo 3-0 inaspettato, anche se, ripeto, la Narnese è una delle protagoniste principali nel campionato di eccellenza, anche se nelle prime giornate era un pochino attardata. 3 sono state le vittorie interne, 3 esterne, 2 pareggi con 20 gol in 8 partite, quindi si è segnato molto, non c'è stato nemmeno un pareggio per 0-0. I 2 pareggi sono quelli di Ellera contro il Branca, 2-2, si sono alternate le squadre nelle segnature, una bella partita fra 2 squadre che stanno andando davvero molto bene in questo inizio di campionato. L'altro pareggio si è registrato a Spoleto, fra la squadra di casa, lo Spoleto appunto, e la Nestor, la squadra di Marciano, per 1-1. La squadra di Vicarelli è partita forte in questo inizio di campionato e dà del filo da torcere a tutte le avversarie. Bene il Ponte Valle Ceppi che ottiene la prima vittoria del campionato contro il Terni di Borrello, Dragoni e Urbanelli a segno per la squadra di casa, che porta a 5 il suo punteggio in classifica. Torna la vittoria anche in Città di Castello a Tavernelle per 1-0. La squadra Tifernate è una delle favorite insieme al Foligno e all'Atletico BMG per la vittoria finale. Si era un pochino attardata, questa vittoria dà nuova linfa ai biancorossi. Perde invece il Castiglion dell'Agua, Pierantonio, contro il Fanamino di Coda, anche se l'arbitro è un pochino fa il protagonista, espellendo il portiere della squadra ospite al 35esimo del primo tempo. Giocano quindi 60 minuti i lacustri in 10, mandano al vento diverse occasioni nonostante l'inferiorità numerica e vengono puniti nei minuti di recupero con un 1-2 micidiale degli uomini di casa. E quindi la classifica dei lacustri si fa un pochino critica, come possiamo vedere. Bene l'Angelana, che dopo gli strali del giudice sportivo di domenica scorsa, che ha squalificato 2 giocatori, uno per 10 giornate e l'altro per 6, ha fatto ricorso al giudice sportivo. È stata una settimana di passione per la squadra di Santa Maria degli Angeli, però in campo i suoi ragazzi si fanno valere perché vanno a vincere a Terni contro l'Olimpia Tirus e si portano in seconda posizione della classifica. Nella classifica dei cannonieri, quindi Kribek del Foligno, Fastellini del Branca e Bocci dell'Ellera sono a 3 in testa alla classifica con 3 segnature. Urbanelli della Ponte Valle Ceppi, Cacciamano del Tavernelle, Sciacca dell'Atletico BMG, Mangiaratti del Branca, Cola dello Spoleto, Dicato del Foligno e Tempesta dell'Ellera invece seguono a 2. Da segnalare che i primi 3 della classifica, Kribek, Fastellini e Bocci, nonostante i 20 gol di questa giornata, non sono andati alla segnatura, quindi sono rimasti fermi al palo, comandando però sempre questa classifica. Insomma, un campionato sempre più incerto, sempre più bello, quello dell'eccellenza umbra di quest'anno. Ancora la classifica è abbastanza corta, però i valori si iniziano a delineare. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera,
che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.